Sì, i turisti conoscono, vedono, visitano e ne escono soddisfatti, molto soddisfatti di loro perché ammirano il capoluogo naturale di Ismante. I residenti sul territorio non conoscono bene l'esistenza appunto delle donne. A volte ci capitano di visitare mediante servizi della cooperativa, abbiamo contatti con molte persone. Sono le grotte, cioè non sono ben a conoscenza ma come le grotte, come musei, come altri siti culturali del territorio. E quindi questo fa sì che insomma, la cooperativa abbia maturato la decisione di proporre le grotte attraverso dei gazebo, degli stand all'interno di quei parchi commerciali, di quei centri commerciali che sono frequentati molto dai residenti. E qui parlo di collaborazione con il centro commerciale Le Serre, il centro commerciale Gabbiano e il Molo 844 che sono qui vicino a me, per far sì che in orari di maggior affluenza, di maggior frequenza da parte dei residenti ci possa essere questi banner che vedete per le spalle, il materiale pubblicitario e perché no?